Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il telegiornale di TRM Network. Da tutti noi i più sinceri auguri di buona Pasqua. Un invito alla pace e alla fraternità è arrivato da Monsignor Caiazzo dalla cattedrale di Matera durante la Santa Messa di questa mattina, trasmessa in diretta su TRM Network. Questo giorno è diverso da tutti gli altri perché è intriso di vita, di profumi di primavera, di colori armoniosi, di luce che dirada le tenebre. È un giorno che parla con forza e ci dice che l'enorme masso posto sulla storia dell'umanità come sigillo per un loculo di morte viene arrotolato perché la vita esca vittoriosa. Così Monsignor Caiazzo dalla cattedrale di Matera durante l'omelia della Messa di Pasqua, trasmessa in diretta su TRM Network. Auguro ad ognuno e a tutti voi di essere costruttori di pace e di fraternità, esattamente quanto Gesù risorto ha portato. Ne abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, sempre più deboli e fragili, nelle nostre comunità parrocchiali, che a volte colgo scoraggiate e demotivate, nella politica, spesso litigiosa e non sempre lungimirante, impreparata nel cogliere le sfide dell'oggi, tra i nostri giovani virtuosi ma senza punti di riferimento e facilmente usati perché siamo bravi a parlare di loro, ma non con loro e a loro. È come se non avessimo più tempo per cogliere il loro grido dignitoso di aiuto nell'essere sostenuti e incoraggiati con progetti di vita, anche lavorativi, capaci di guardare lontano. Non lasciamo morire la sanità e i luoghi dove tanti anziani trovano riposo e conforto. Diamo segni di speranza. Possibilmente evitiamo di fare promesse a scopi propagandistici ed elettorali. Pace a quanti vivono l'attesa silenziosa che qualcuno compia un gesto d'amore, ha concluso Monsignor Caiazzo. Gesù è morto per tutti ed è risuscitato per tutti. Ultima Pasqua celebrata da Monsignor Ligorio come Vescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo. Questo il suo augurio ai fedeli. Compiuti 75 anni, come da procedura del Codice di Diritto Canonico, Monsignor Salvatore Ligorio, lo scorso ottobre, aveva annunciato il termine del suo mandato alla guida dell'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. Con spirito vivo e con animo paterno, sempre pronto ad analizzare con lucida consapevolezza la realtà sociale lucana, Ligorio è stato uno dei pochi vescovi ad esercitare il suo ministero episcopale esclusivamente in Basilicata, prima a Tricarico, dove è giunto nel 1977, poi a Matera dal 2004 e infine dal 2016 a Potenza. Oggi, per la sua ultima Pasqua alla guida dei fedeli del Potentino, Ligorio ha voluto rivolgere il suo speciale augurio. Un augurio di buona Pasqua a tutti i fedeli. Noi ci fermiamo sul Cristo crocifisso e come non rivedere le varie situazioni che purtroppo permangono nella nostra umanità, come non ci si sofferma su quella striscia di Gaza dove bambini, orfani hanno perso i genitori perché feriti, donne con le lacrime perché non vedranno più il proprio uomo morto per una violenza inaudita. E cosa dire in Ucraina, Russia, attentati vari? La violenza non porta mai a una pacificazione, non dà mai una risposta serena. La violenza produce violenza, pertanto un incoraggiamento a una capacità di relazioni, di pace da costruire oggi perché questo abbia risonanza nell'umanità intera. Auguro che Cristo non è rimasto sulla croce, è risorto. Auguro una risurrezione innovativa alla nostra gente nelle capacità di essere persone di pace. Andiamo a Ginosa, ieri l'ultima rappresentazione della Passio Christi in diretta su TRM Network. Un
Nel meraviglioso panorama del Rione Casale è andata in scena a Ginosa la rappresentazione della Passio Christi, giunta alla sua 48esima edizione. Un appuntamento tra i più longevi tra i riti della Settimana Santa di Puglia, che vede un forte coinvolgimento della comunità, dato che la Passio Christi rappresenta un evento fortemente identitario che attrae e coinvolge bambini, giovani e adulti. L'evento è stato trasmesso in diretta da TRM Network, che ha consentito di amplificare la portata di un appuntamento che non appartiene più solamente alla comunità di Ginosa, dato l'elevato numero di turisti che hanno riempito le strutture ricettive della zona. È un meraviglioso evento che tiene insieme fede, cultura e turismo, hanno detto gli assessori Domenico Gigante e Vera Santoro, che ci invita a continuare ad investire risorse ed energie per questo evento, nell'auspicio di poterlo replicare anche nei mesi estivi a vantaggio dei tanti turisti presenti sulla costa ionica. Un suggestivo gioco di luci ha illuminato il meraviglioso scenario della Gravina di Ginosa, che tanto somiglia morfologicamente alle caratteristiche della Terra Santa di Palestina e che per questo rende ogni volta emozionante il racconto della passione e morte di Gesù, che resta il processo più ingiusto mai celebrato dall'umanità. Domenica di Pasqua affollata di turisti a Matera. La città è piena? La città è piena, in questi giorni c'è una buona affluenza, c'è la classica affluenza di Pasqua, quindi non ci possiamo lamentare. In uno scenario generale di incertezze, Matera si conferma meta turistica, la città dei Sassi continua ad attirare la curiosità di viaggiatori provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. A pieno titolo nei tour Appolo Lucani diversi sono gli avventori Mordi e Fuggi, ciononostante tantissimi anche tra coloro che hanno prenotato ristoranti e strutture ricettive. Sono turisti di passaggio, quelli che stiamo vedendo in questi giorni, oppure prenotano, si fermano, mangiano qui? No, sono anche persone che si fermano, hanno fatto il ponte, quindi abbiamo notato una buona affluenza già da venerdì sera e fin tutto il lunedì. Sinceramente io non sono mai venuto, anche se sono di Taranto, è la prima volta e volevo visitarla un po' Matera. Come le sembra? Bella, bella, bella organizzata, bella. Solo una cosa, di non pretendere molto sui prezzi, perché secondo me se continuano così faranno la fine della Sardegna. Sono come quelli di Roma i prezzi? No, un po' più alti forse. Io sono tre volte che vengo, questa è la terza volta, cioè, mi piace. È la meta diretta o avete fatto un giro anche in altre città? Adesso stiamo come albergo, stiamo Alberobello, oggi Matera e domani Polignano a mare. Da dove arrivate? Lugano e Como. Meta diretta Matera oppure avete visitato città nel circondario? Abbiamo visitato Polignano Mare e domani andiamo a Alberobello e niente, oggi Matera. Dormite qui? Sì. Per il mese di aprile invece? Il mese di aprile forse fra le feste, il periodo che intercorre fra le festività, non tantissimo, però speriamo che nel tempo poi si riempia di persone, di turisti, perché poi nei ponti delle festività ci sono dei buoni numeri. Pasqua da tutto esaurito nei ristoranti e negli agriturismi del Barese. Tutto esaurito in ristoranti e agriturismi del Barese e della BAT. E quanto rileva Confcommercio Bari BAT, che specifica che i numeri sono in linea con il trend nazionale, con le presenze rilevate lo scorso anno, nonostante le aspettative degli imprenditori non siano mai particolarmente positive quando la festività arriva bassa in calendario. Tra gli ospiti dei ristoranti, come rilevato a livello nazionale da FIP e Confcommercio, ci saranno per lo più residenti, ma non mancheranno i turisti, tra cui molti italiani, il 35,2% del totale, che in queste festività si sposteranno nelle diverse province della regione. Per l'occasione saranno in attività l'89% dei ristoranti, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Anche quest'anno, ha dichiarato Vito D'Ingeo, presidente di Confcommercio Bari BAT, registriamo il pienone per i pranzi di Pasqua e Pasquetta, con una buona risposta per le strutture della ristorazione nelle province di Bari e BAT. Il nostro territorio, tra mare e campagna, l'arte nelle città e la cultura, è diventato un trend in forte crescita. Quanto al menù, la maggior parte dei ristoratori proporrà la formula degustazione, composta da 6 portate ad un prezzo medio di 69 euro, bevande incluse. Il 37% offrirà invece un menù alla carta. In 8 ristoranti su 10 la proposta gastronomica esprimerà un forte legame con la tradizione, con i prodotti tipici del periodo pasquale. Per il lunedì di Pasquetta si prevede invece una leggera flessione rispetto al 2023, con il 78% delle attività che accoglieranno 4,9 milioni di
clienti tra residenti e turisti. Si sente il racconto del mare a Matera, la presentazione del libro del dottor Italo Cantore. Dalle prime amplificazioni dei suoni e della voce umana fino al primo e unico organo di senso sostituibile, l'orecchio bionico, oggi realtà clinica grazie al quale tanti adulti e bambini affetti da sordità gravi possono recuperare l'udito e parlare normalmente. Il progresso medico-scientifico raccontato attraverso il romanzo Si sente il racconto del mare del medico lucano Italo Cantore, otorinolaringoiatra con la passione per la scrittura. Il volume è stato presentato anche a Matera nella sede della Lega Navale Italiana. Ho provato a veicolare quelle che sono le scoperte importanti degli ultimi 30 anni. Basti pensare che prima di questi importanti passi narrati nel libro, l'impianto cocleare, l'orecchio bionico, le protesi impiantabili e le metodiche recenti, tra cui le protesi di ultima generazione, le metodiche otochirurgiche più innovative, i pazienti che raggiungevano delle perdite uditive gravi, bilaterali, rimanevano isolate in un mondo di silenzio, ma soprattutto i bambini nati sordi erano costretti ad imparare delle modalità di comunicazioni diverse da quello del linguaggio verbale che noi tutti utilizziamo quotidianamente. Questo grazie ai passi enormi compiuti dalla scienza al riguardo negli ultimi 20-30 anni è cambiato drasticamente in maniera favorevole e credo che meriti di essere raccontato di più. Chiudiamo con il calcio, un buon Potenza, si fa recuperare due volte dal Crotone, finisce 2-2 al Viviani, la gara della 34esima giornata. È la 38esima volta che Potenza e Crotone si sfidano in campionato con un bilancio sostanzialmente equo, 12 vittorie dei Lucani, 11 pareggi e 14 quelle dei Pitagorici che a Viviani non passano dalla stagione 75-76. Minuto quinto, il primo tiro in porta della gara lo fa il Potenza con il solito Volpe che con la sua nuova capigliatura biondo platino prende la sfera nella sua area di competenza, la controlla e prova la conclusione dal limite. Sesto minuto, ancora Potenza in proiezione offensiva con Castorani che entra in area e viene atterrato da Loiacono, netto il rigore assegnato dal direttore di gara Drigo di Portogruaro. Si presenta sul dischetto il capitano Salvatore Caturano che calcia al raso terra alla destra di Dalterio. L'estremo difensore sfiora la palla ma non riesce a deviarla per il vantaggio dei padroni di casa. 19esimo, Potenza vicinissimo ancora alla rete ma una parata miracolosa di Dalterio evita il doppio svantaggio dei pitagorici. Cresce nei minuti centrali del primo tempo il Crotone che al 29esimo pareggia la gara e Giro che serve Gomez. Il numero 9 degli ospiti si stacca dalla linea difensiva e serve una palla illuminante per Tuminello che, di gran classe, con un lob supera l'estremo difensore Alastra per il gol del pareggio davvero pregevole. 37esimo si rivede il Potenza che aveva subito per qualche minuto il ritorno del Crotone ma sulla palla recuperata da Saporiti, Azio Smanovic lancia il contropiede servendo in area Castorani. Il numero 23 tra i migliori in campo della prima frazione di gara è freddo ad angolare la sfera alle spalle di Dalterio per la sua prima rete in campionato e per il raddoppio di Lucani. 43esimo ancora Potenza con Caturano che si divora la rete del 3-1, fa sempre male in ripartenza la squadra di Marchionni con Volpe che al limite serve la sfera al suo capitano. Il numero 9 è bravissimo a dribblare il portiere avversario ma da posizione defilata e a porta sguardata Guarnita colpisce il palo. 63esimo, Crotone pericoloso con Giro che chiude l'1-2 con Tuminiello provando una gran conclusione da posizione defilata che si schianta sulla parte alta della traversa. 71esimo, la partita continua a regalare emozioni perché arriva il contropiede e la rete del pareggio del Crotone. D'Ursi solo dalla destra vede Tuminiello attaccare la profondità, gli serve una palla con il contagiri per il cuore dell'area di rigore dove il numero 93 è freddo nel battere un incolpevole Alastra. Triplice fischio dell'arbitro e pari che non serve a nessuna delle due squadre ma che avvicina il Potenza alla quota salvezza. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.